Quest'idea del lifting mi è venuta perché a un certo punto mi vedo con la faccia rovinata e vorrei sentirmi meglio e vorrei vedermi più bella. Avendo conosciuto il professor Gasperoni e avendo visto tante persone operate da lui, mi sono tranquillizzata e ho preso il coraggio. La motivazione principale è sentirsi sicuri. Può essere difficile da capire per gli altri, ma dipende dal vissuto del paziente. Valutazioni personali che vengono fuori da una storia di ognuno. Il lifting è un intervento molto tecnico, devi veramente sapere fare nei minimi dettagli. Per fare un viso che stia veramente bene, esteticamente equilibrato, ci vuole un po' di arte. Ne incontro tantissime di persone che sono diventate dei mostri, si sono trasformate. A qualcuna magari non ho neanche il coraggio di chiedergli cosa hai fatto. Quelle facce tirate e quei volti gonfiati a dismisura, così le labbra canotto cosiddette, non dovrebbero più esistere, però purtroppo esistono, ma d'altronde i professionisti sono tanti e quelli veramente con un senso artistico sono piuttosto pochi. Non ho paura, a parte sono molto sicura di lui e poi forse perché lo faccio per un fatto estetico non ho paura. Per ottenere un risultato soddisfacente bisogna cercare di ripristinare quello che era l'aspetto di questo viso alcuni anni prima, non cercare di trasformarlo. Quindi se c'è stato un calo bisogna ritirare su quello che è calato, cosa che succede più evidentemente sul collo, e quindi non è detto che le occhiaie siano delle borse sopravvenute, è semplicemente un calo della zona dei tessuti che stanno allo zigomo, quelli bisogna rimetterli a posto. Rimettendo a posto già hai ottenuto il 90% della correzione. Come stai? Sto bene, benissimo. Sei contenta? Sono molto contenta, certo. Hai avuto dei fastidi? Nessun fastidio. Se lo sapevo prima l'avrei fatto 10 anni fa. E le amiche che hanno detto? Molto curiose della cosa. Mi vengono a vedere, passano lì incuriosite per vedere l'effetto. E vogliono sapere, hai sofferto, non hai sofferto? Bene, bene, molto bene. Allora, adesso faremo un controllo delle cicatrici e poi passeremo alla seconda fase di trattamento della pelle. Pensi, professore, che neanche il parrucchiere si è accorto che ho le cicatrici. Michelangelo diceva, perché non parli? Le nostre sculture parlano, a volte a sproposito e a volte a proposito.